Che è sta cosa? È chiusa. Perché non si apre? Perché Ah! Allora ragazzi, Federico Marconi, qui in questione, ha rotto il cazzo! Perché è un loop con lui! Ogni volta mi trova a fargli, oh te sbrighi, me ne devo andare, oh te sbrighi, devo fare... Niente! Il suo ritmo è questo. non esce. Metti il cappello e vedi. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale assieme ad un ospite special, come al solito. Pineapple, I have a pineapple, I have a apple, pineapple Non la so. No, perché ragazzi, voi dovete sapere, siamo appena tornati dal Games Week e quindi siamo un po' stravolti, stanchi, però vogliosi. Di fare questo fuck, tanto avete letto il titolo, dai, partiamo subito, su. Va bene. Quindi, come al solito, all'inizio di ogni fuck saluteremo alcuni di voi e quindi io dico i nomi, tu li saluti. Io faccio il fuck. Dai, partiamo da Patrizio Veronini. Fuck. Dai, Miriam Ferri. Soprattutto. Lo sapevo. Poi Alessio Tommasini. Ciao, un abbraccio Alessio. Tiziano Puntillo. A te ti voglio bene. Gli altri no? Oh, che cazzo vuoi? Io ti posso salutare, vai. Vabbè. Luca Busti. Sei un grande. Samuele Aru. Poi sono gusti, ma. A few moments later. Poi, Valerio Valerio Miglioni. Anche a te ti voglio bene, sono grande. Alessio Borgia. Comportati bene. Marco Mollica. Grandissimo. Questo è un pezzo di pane, ecco. Non è una mollica, ma ha fatto pure mettere l'accento a Romix, mi ha detto. Metti l'accento sulla O. Riccardo Masciochi. Alessio Dorazzi. Michela Arzinte. Michela? Michela. Samuele De Amicis. Grandissimo. Davide Di Mario. Ok, possiamo iniziare. Ciao, un E abbraccio a poi Mario un Di Mario. saluto, anche ovviamente sentito, Alice Bertelli. Soprattutto ragazzi, iscrivetevi al Grande, grande canale. Alice, più che altro grandi. Erano tre ragazze molto davvero simpatiche. Soprattutto le altre due. Aspetta. La prima domanda ce la fa Samuele che ci chiede come vi siete conosciuti e che lavoro fa Rudy. Partiamo dalla prima, come vi siamo conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti tramite un iscritto che stavamo tipo su PlayStation Network, almeno io. Questo ragazzo, che tra l'altro salutiamo Alessandro, mi ha invitato nel party. Io, lui, avevo visto un suo video della carriera con la Roma su FIFA 15 e Io non quindi sapevo chi era. avevo più o meno presente chi fosse, cioè non lo conoscevo, però comunque la voce non mi era nuova. Quindi ho sentito la sua voce nel party e ho detto, aspetta, ma tu fai video su YouTube? Sì. No, cioè, ma io l'ho visto. Il bello è che lui c'ha tipo 400 iscritti all'epoca, Sì. io 1200, quindi sapete, così, cioè, io me la tiro, chiaramente. Sì, lui Cioè, ha detto, sono che vabbè, sa. ma sei un piccoletto, Se fa, aspetta la prima cosa ha pure. detto. E poi invece che lavoro fa Rudy? Io lavoro in hotel di notte, ragazzi, quindi una cosa che non dovreste mai fare, perché diventate bianchi e vampiri come Pure i piccioni, perché ormai sta mettendo la faccia me. da Vabbè, la uomo. pazza vince. Vabbè, passiamo avanti da Grazie. Per Rudy, ci chiede Mattia, quando inizia la carriera con il Liverpool e per Fede, saresti mai aspettato di raggiungere e superare 20.000 iscritti? Mi salutate? Sì. Mattia? Ciao. Potremmo anche dirlo quando parte la carriera, però io non so quando uscirà questo video, quindi può essere che Allora, scusate. ci penso io, ragazzi, siccome è un video molto particolare, come avete visto, se sì, avete visto il video, l'episodio 0, spero di riuscirci entro sabato perché ci sono un po' di cose. Però sabato precisiamo che sarà, oggi è di 16 ed è domenica, quindi tra una settimana, 22, 6 giorni, 22, sabato sì. 22. E spero. Fede? Puoi rispondere alla tua domanda che io non mi ricordo nemmeno più. No, allora, 20.000 iscritti, io non sono uno che si è mai fatto più di tanti obiettivi grandi su YouTube, è sempre un piccolo obiettivo che può essere quello, come vi dissi nel video del 2015, di chiudere a 5.000 iscritti, d'altro ci sono anche riuscito il 2015, però poi mi sono rifatto egregiamente nella seconda parte. Io mi pongo tutti i piccoli obiettivi che magari possano essere, adesso lui purtroppo ci scherziamo anche attualmente, si è un po' fermato qualche mese fa, ma il nostro era tipo un... Eravamo amichevolmente rivali, nel senso che spesso e volentieri c'era un sorpasso contro sorpasso e questa cosa era molto Beh, divertente. arriva un duello a Formula 1, no? Esatto, e quindi ti potrei dire di no, come ti potrei dire magari 3 anni fa sicuramente no, quando ho aperto il canale, però
YouTube lo vedi giornalmente, quindi giornalmente possono succedere un sacco di cose. Te lo sto dicendo domenica sera dopo essermi fatto 3 giorni di fiera al Games Week, e quindi ho, cioè, in questo momento YouTube ce l'ho molto ben presente, cioè nel senso abbiamo parlato per 3 giorni di fila anche con gli altri, quindi ieri vi ho fatto le 2 per parlare di YouTube da mezzanotte alle 2, quindi cioè sicuramente aiuta sta cosa. Cioè, sei molto filosofico comunque. No, comunque è vero. È bello, non me ne bacio. No. Bianco e nero che freddo. Siamo un coglione, vabbè. Allora. Andiamo avanti. This is the story. Claudia ci fa una domanda interessante, ci chiede: in che città straniere vorreste andare? Mi salutate, mi chiamo Claudia. Ciao Claudia, un bacione. Abbiamo detto anche dal nome, però ok. Grazie per essere stata chiara. Ciao Claudia. Bisogna vedere se visitare una città oppure andare a vivere in una città, cioè, ah, è vero, perché lei non specifica. Diciamo visitare, perché lei dice andare, potrebbe essere. Ma visitare. Stato, visitare tutte. No, io penso la prima su tutte sarà New York. Comunque l'America in generale, New York, Las Vegas, Grand Canyon, Nevada. Personalmente anch'io l'America, Los Angeles però ragazzi. Poi essendo un, penso un po' come tutti, fan di GTA, cioè Los Angeles è proprio la. Una delle città che non puoi non visitare, mi piacerebbe tantissimo in futuro andarci. California. Se ci riuscirò. California. Er Davide. Chiaramente nordico questo. Sì. Allora ci chiede: la scelta di andare a Leicester e lasciare la Roma, quando ti è venuta in mente? Sei un grande, bello. Questa rispondo io, no? È per me? No, questa è, ma, per, scusa, questa è per me. Però, allora, è una domanda interessante e che personalmente non mi era mai stata fatta in precedenza nelle mie carriere. E ti dico che, allora, lasciare la Roma è stata una cosa non troppo difficile, perché c'è stato proprio il cambio generazionale, no? Da FIFA 16 a FIFA 17. E quindi è più facile pensare di cambiare squadra, cioè è più difficile pensare di fare la stessa carriera anche l'anno dopo. E quindi sul cambiare squadra ho preferito andare. Lui si sta chiaramente rompendo le palle, ma tanto poi adesso gli farò una domanda anch'io del genere, come più per capire se è d'accordo con quello che dico io e soprattutto per esperienze sue personali. Però comunque è successo che cambiare squadra, dove vai? Nel campionato italiano no, perché alla fine, cioè, non sarebbe realistico proprio per quel realismo parallelo di cui parliamo noi nelle nostre carriere, no? Vero, signor Zlatan? Cosa ne pensa lei? Noi si deve cercare di portare qualcosa di reale. Se non si fa questa cosa, diventa tutto più difficile, ecco. Ah, finito, perfetto. E quindi chiudendo, ho pensato a Leicester perché semplicemente è una, il campionato, l'idea di andare in Premier mi è sempre piaciuta. E il Leicester perché secondo me è molto meno scontata, anche se molti mi hanno detto guarda è scontata con Leicester. No, non è scontata raga, perché i molti hanno fatto la carriera con Leicester l'anno scorso, a stagione in corso, quando il Leicester era la squadra che sorprendeva tutti. Giustamente per il progetto che abbiamo fatto io e lui, anche perché comunque ha partecipato al video e lo farà quest'anno, penso un po' come l'anno scorso, ed è reciproco, quindi visitate anche il suo canale tranquillamente perché abbiamo in mente cose molto fighe, lui soprattutto. Sta proprio nel fatto di questa sfida più grande, quindi dell'Leicester che va riconfermato, e quindi è questo, cioè è la squadra che mi anche ispirava di più. Aiuto un attimo Federico, pensate adesso nel calcio reale che sta succedendo, l'Leicester le perde tutte perché non è facile confermarsi. Una volta che fai una magia così clamorosa, secondo anno di solito è un disastro. Però vi pongo la domanda a voi, perché giustamente io ci ho pensato, mi è venuto in mente il Leicester. Secondo voi, e ovviamente escludiamo la Roma, dove sarebbe dovuto andare Federico Marconi se non a Leicester? Allora, Laura, che mi ha pregato di mettere la sua domanda in questo video, ci chiede: se i sofisti erano considerati delle prostitute della sapienza, quindi i sofisti erano transessuali perché erano delle prostitute, questo memorizzalo. Ma che cazzo c'è? Che le prostitute sono transessuali? No, però i sofisti erano maschi e prostitute, per quindi la cosa non funziona in tutto questo. I dentosofisti, perché attenzione, i sofisti, mentre i dentosofisti sono prostitute della sapienza dei denti. Comunque signori, siamo arrivati alla fine di questo Fact Time in compagnia di Rudy Zlatan, e quindi ovviamente dato che siamo alla fine lui si è girato il cappello con enfasi e con euforia, io non ho voce, però adesso registreremo, quindi passate anche dal canale del Bomber,
Registreremo un AIMAI, dato che le domande le abbiamo chieste la settimana scorsa. Avremmo dovuto registrare questo video a Milano, però non ci abbiamo mai avuto tempo e quindi è voglia soprattutto, che mi sembra la cosa più importante, e quindi lo registriamo adesso. Voi passate al suo canale perché ovviamente ci sarà, passate al suo canale anche per farvi i cazzi suoi, ma soprattutto seguitemi su tutti i social. Adesso sono qui anche perché le domande ve le ho chieste su Instagram, e spesso per i fac ve le chiedo su Instagram le domande. Quindi seguitemi su Instagram, ovviamente il profilo lo vedete qua sopra Zlatan, quindi Zlatan è scomparso per un attimo, ma soprattutto ora ecco, è tornato Zlatan, lo trovate qui sotto in descrizione il profilo Instagram, quindi dai, ragazzi, arriviamo a 4.000 seguaci minimo, perché sennò poi non va bene. Ovviamente mi pare scontato, se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Adesso, dato che ho rotto le palle a Zlatan per tutto l'after movie del Games Week, lascio a lui chiudere il video come aveva Fede Marconi, e quindi ovviamente, raga, io vi mando un bacione, tu cominci ad avanzare, noi ci becchiamo alla prossima e bella, raga. Bella a tutti! Strada mia, scivola via, oltre il fumo in questa città, non la conosco, chissà che Federico poi me lo carica e mi smerda, ma come posso fare a far video con sto qua, con sto bradipo. Ragazzi, guarda, non giochiamo. Uno così non l'avevo mai visto. E dici, dai, oh, andiamo. E lui ti fa bestemmia, mannaggia a Cristo.